Grazie innanzitutto per l'invito e vorrei anch'io fare una introduzione molto breve riguardo l'intervento. Allora, innanzitutto l'intervento tratterà soltanto alcuni aspetti molto particolari, ovviamente data la limitatezza del tempo che abbiamo a disposizione e la vastità degli argomenti che andrebbero trattati. Un altro aspetto, diciamo, la precisazione che vorrei fare è questa. Lavoro agli Eurocodici da quando avevo i pantaloni corti. 1988 ho partecipato alla prima riunione per gli Eurocodici e sono forse nell'ambito delle persone attualmente impegnate, forse uno dei più anziani, perlomeno come anzianità di partecipazione. Dal 1988 ad oggi di Eurocodice ne è uscita una versione, si sta parlando ora della revisione che dovrebbe uscire nel 2020, quindi pensare che una normativa complessa possa essere rivista nel giro di qualche mese o anche di un anno, soprattutto se i cambiamenti che si intende fare sono cambiamenti epocali, a mio avviso no, è abbastanza velleitario e rischia di creare più problemi di quanti ne risolve. Essendo ingegnere, anch'io mi diletto qualche volta a progettare, ma forse non ci ricordiamo di quello che è successo all'inizio degli anni 2000, quando di norme ce n'erano 5-6 e che cambiavano ogni, la cui applicazione cambiava ogni 6 mesi. Venivano prorogate, c'era il 96, c'era l'ordinanza, poi c'era l'NTC 2005 che sono state in vigore per 12 giorni, se non ricordo male, lo so bene perché ci sono incappato, credo di essere stato l'unico a depositare un progetto con la 2005, poi c'è stato il 2008, a un certo punto coesistevano tante di quelle norme che era difficile veramente districarsi, era difficile anche insegnare questi argomenti perché c'erano 10 cose diverse da trattare di volta in volta, quindi questo per sgombrare il campo dagli equivoci. Allora, un aspetto fondamentale delle normative moderne, dell'NTC 2008 che è stato a fatica portato nelle NTC 2014 è il concetto di vita nominale di progetto, su cui la commissione relatrice ha speso decine di riunioni che possono sembrare inutili ma che tradiscono l'importanza di quell'argomento. Nella versione che il Consiglio Superiore non ha approvato nel 2012, a un certo punto per le strutture esistenti era comparsa una tabella che prevedeva una vita nominale ridotta per gli edifici esistenti. Sulla base di questa considerazione, se un edificio ha 30 anni essendo la vita nominale 50, si fa la verifica considerando che ci abbia ancora 20 anni di vita residua. Dopodiché cosa si fa? Si mina? Si demolisce? Il concetto di vita nominale, che è quello che qui cerco di rappresentare, che diciamo è alla base del concetto di sicurezza, è rappresentato in questa figura. Voi in ordinata avete l'affidabilità e in ascissa avete la vita della costruzione. L'affidabilità che si intende conseguire con le norme, che è sostanzialmente un obbligo, che è quella RT, che è affidabilità obiettivo, non è l'affidabilità minima tollerabile, perché la struttura ha un'affidabilità che degrada nel tempo, che diminuisce nel tempo e che per poter essere recuperata ha necessità di operare, o meglio, operare interventi di manutenzione. Quindi ci possono essere diverse strategie, si possono fare tanti interventi poco costosi e frequenti nel tempo, si possono fare interventi più importanti, più diradati nel tempo, e ognuno di questi interventi sostanzialmente riazzera la vita della struttura, e questo spiega per quale motivo in Italia noi abbiamo edifici che hanno centinaia di anni e nessuno pensa di demolire una casa che ha 50 anni perché è scaduta
come una mozzarella. Quindi evidentemente non c'è nessun legame fra vita biologica e vita nominale. La vita nominale è un riferimento che ci serve per eseguire i nostri calcoli di affidabilità. Faccio un altro esempio. Nella definizione dei carichi sui ponti delle NTC, che poi sono gli stessi degli eurocodici, nei quali sono stato impegnato in prima persona, quindi so esattamente di cosa si sta parlando, noi abbiamo preso come vita come periodo di ritorno dell'azione del traffico 1000 anni. Nessuno di noi pensa che nel 3000 cammineremo o viaggeremo con i mezzi che abbiamo oggi, ma è un modo per trasferire su un piano statistico quelle che sono le osservazioni che abbiamo nella realtà. Quindi la prima questione da tenere presente è che non c'è, o perlomeno non c'è, una diretta correlazione fra la vita biologica di una struttura, di una costruzione, e la vita nominale di progetto, che è un'altra cosa che serve a noi per fare i calcoli di affidabilità. Quando andiamo a parlare dei coefficienti parziali gamma M dei materiali, anche qui dobbiamo fare una precisazione. In generale noi abbiamo come riferimento una probabilità di collasso per un edificio riferita a 50 anni di 1 su 13.000, cui corrisponde un coefficiente beta di 3,8. Quella è la nostra probabilità, è la probabilità di collasso che riteniamo accettabile. Vedete, qui appunto possiamo giocare con i numeri. Se quella probabilità la riferiamo a un anno, diventa 50 volte più piccola, quindi diventa 1 su 700.000, su 600.000, su 450.000, quello che volete. Se trasferiamo quel concetto da un punto di vista teorico, otteniamo questa figura che tutti conosciamo e che è una figura che è estremamente significativa, estremamente efficace, ma anche molto fuorviante, perché questa figura ci dice come si trova l'indice beta o la probabilità di collasso nel caso di variabili normali standardizzate, quindi tutte con media nulla e con deviazione standard pari a 1, e alla quale corrisponde una distanza nel piano resistenza sollecitazione. Poiché quelle variabili sono standardizzate, non riusciamo ad apprezzare cosa succede se il rapporto fra la variazione standard e la media è elevato o è piccolo, cioè nel senso che quella figura la tracciamo nello stesso modo per qualunque materiale, per qualunque azione, per qualunque combinazione di azioni, perché da un punto di vista teorico correttamente va rappresentata in quel modo. Da un punto di vista operativo, quella figura la traduciamo in pratica introducendo i coefficienti parziali sulle resistenze, coefficienti parziali sulle azioni. Non sto dicendo niente di nuovo. Quello che però vorrei segnalarvi è che nelle normative voi trovate i coefficienti parziali che hanno un pedice maiuscolo. In realtà il coefficiente parziale vero ha un pedice minuscolo. Qual è la differenza? La differenza è che il coefficiente parziale che trovate nella normativa è il prodotto del coefficiente parziale vero per un altro coefficiente che tiene conto dell'incertezza di modello, cioè del fatto che nel passaggio dai modelli teorici a quella che è la realtà possono capitare degli scostamenti che non sono previsti o non sono prevedibili. L'incertezza di modello quindi non fa parte della sicurezza, perché è qualcosa che mi serve per coprire il fatto che io ho immaginato distribuzione gaussiana e magari quella è log normale, oppure ho immaginato una distribuzione unimodale e bimodale, oppure ancora per il fatto che io ho un materiale impiegato che è diverso da quello che ho ipotizzato.
Questo fatto quindi ci dice che quei numeri che in apparenza possono sembrare anche elevati, 1,3, 1,5, a volte 2, in realtà sono molto più piccoli di quanto non traspaia dalla norma. Per esempio, un caso tipico di incertezza di modello è quello che è qui rappresentato. Per esempio, se noi pensiamo che la resistenza, la tensione di serramento di un acciaio abbia una certa distribuzione, pensiamo stesso ad una distribuzione log normale, che è quella rappresentata a tratto pieno. I risultati sperimentali hanno un'altra distribuzione. Nel caso, in un caso fortunato, che è quello che è lì rappresentato, le due distribuzioni si assomigliano, ma non è detto che coincidano. Quindi nel fare i nostri calcoli ne dobbiamo tener conto. Vedete cosa succede? Sostanzialmente la progettazione con i coefficienti parziali, col metodo semiprobabilistico agli stati limite, come si chiamava una volta, in cosa consiste? Consiste nel prendere la distribuzione delle resistenze, la distribuzione delle sollecitazioni e nel distanziarle in maniera opportuna in modo tale da garantire che il coefficiente beta, e quindi la probabilità di collasso, assuma quel certo valore. Vedete? Qui ho preso la sollecitazione ha sempre la stessa distribuzione. Se la resistenza ha un coefficiente di variazione di 0,15, per ottenere beta uguale 3,8 dobbiamo distanziare le due distribuzioni di una certa quantità. Se vedete la distribuzione delle resistenze ha un coefficiente di variazione più piccolo, con lo stesso valore della probabilità di collasso, con lo stesso beta, le due curve risultano molto più vicine. Vedete, in verde c'è la curva delle resistenze, diciamo così, meno dispersa, in blu ci sono i valori che erano relativi alla distribuzione che abbiamo visto prima. Se viceversa prendiamo un coefficiente di variazione più grande di 0,25, le due curve si distanziano enormemente. La probabilità di collasso rimane la stessa, ma il gamma aumenta di molto, il gamma da introdurre, perché occorre coprire con questa operazione di distanziamento delle due curve il fatto che la curva delle resistenze è molto più appiattita. Vedete, poi la probabilità di collasso un po' imbroglia perché chiaramente è fortemente non lineare, quindi un beta uguale a 2, un beta uguale a 3, un beta uguale a 4 corrispondono a probabilità di collasso molto diverse. Ecco, vediamo un po' cosa succede, e questo è il motivo per il quale quella famosa tabella per il legno ha visto una grande discussione. Da cosa è derivata la discussione che c'è stata nell'ambito della commissione relatrice? È derivata dal fatto che per il legno il coefficiente di variazione è 0,25 per il legno massiccio normalmente, 0,20 per quello diciamo di tipo lamellare, diciamo di produzione industriale. Se il coefficiente di dispersione è quello, i coefficienti parziali che vengono fuori sono sostanzialmente quelli del 2008, sono sostanzialmente quelli che trovate nella prima colonna della tabella delle NSC 2014. Se guardate in questo grafico, vedete, in funzione di quello che è il rapporto fra il peso, fra le azioni esterne e il peso proprio in ascissa, quel coefficiente alfa, e l'indice beta, vedete che l'acciaio da cemento armato c'è una certa curva, l'acciaio ce n'è un'altra, il calcestruzzo ce n'è un'altra ancora. Per il legno, con un coefficiente di variazione 0,15 si ottiene sostanzialmente un'affidabilità adeguata. Se il coefficiente di variazione è molto più grande, la curva va a finire, come vedete, ben al di sotto di 3, il che significa che la probabilità di collasso non è 1 su 13.000 in 50 anni, ma è 10 volte più grande. Ora qualcuno di voi potrà dirmi: sì, è vero, però c'è l'errore grossolano. Sì, ma l'errore grossolano c'è sempre.
cioè per tutti quegli edifici. E non a caso l'errore grossolano, in qualche modo cerchiamo di coprirlo indirettamente con questi aspetti, perché quei numeri che abbiamo dato ci dicono che se la probabilità di collasso fosse effettivamente quella, noi dovremmo leggere episodicamente di problemi strutturali, di collassi strutturali, perché basta fare il numero di edifici che abbiamo, considerare quella che è la probabilità, su base annua è 1 su 450.000, quindi dovremmo leggere quasi mai. Invece l'esperienza che abbiamo è che la cosa è molto più frequente, perché compaiono anche, diciamo, perché l'ordine di grandezza della probabilità effettiva è una o due volte superiore a quello che troviamo teoricamente per effetto dell'errore grossolano. Vedete, queste sono le curve per gli edifici commerciali, le curve per i magazzini. Questo porta, vedete, a questa tabella, che è la tabella che trovate nella versione attuale della norma, quella che è stata su cui il Consiglio ha dato parere favorevole. Nella colonna A trovate i coefficienti parziali normali, cioè sostanzialmente se voi avete una partita di materiali soggetti a controllo normale, dovreste prendere i coefficienti della colonna A. Laddove si dimostri, e qui poi c'è anche un problema di controllo, laddove si dimostri che il coefficiente di variazione di quella particolare produzione è minore di 0,15, cioè significa che il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la media delle resistenze è minore del 15%, allora si può adottare il valore, che è ridotto leggermente, della colonna B. Questo dovrebbe, spero, chiarire una volta per tutte che questi numeri non sono numeri che, diciamo così, che derivano scelte più o meno episodiche, ci sono anche questi aspetti, ma che se laddove si vada a fare un'analisi di tipo scientifico si possono trovare si possono operare dei confronti fra scelte differenti. Voglio essere ancora più preciso. Io ho parlato dell'indice beta. L'indice beta non ha un significato in termini assoluti, perché se si cambiano le regole del gioco, se si cambiano le distribuzioni, quel numero balla enormemente, cioè la probabilità di collasso aumenta e diminuisce enormemente. Ma la forza e la rilevanza di quell'approccio sta nel fatto che se si confrontano con ipotesi e con assunzioni omogenee, situazioni diverse, si trovano dei risultati che possono essere fra loro comparabili. Cioè se cominciamo a giocare e il tecnico A utilizza, o il professor A utilizza certe ipotesi, il professor B o il tecnico B ne utilizza delle altre, i valori che si ottengono non sono assolutamente comparabili. Tanto per fare un esempio, se si prendono se le distribuzioni delle azioni e delle resistenze vengono, che in genere si prendono normali perché diciamo consentono di fare calcoli un pochettino più semplici, si assumono log normali e si modificano, diciamo così, si elaborano opportunamente, si trovano valori di beta che sono enormemente superiori. Qual è il valore di beta effettivo? Non lo sappiamo, perché c'è di mezzo l'incertezza di modello, perché quel valore è estremamente sensibile alle code, ma la forza, la rilevanza del metodo sta nel fatto che ci consente di comparare assunzioni diverse o ipotesi diverse, o anche di considerare l'effetto di variazioni di certi parametri. Ora mi fermo,
diciamo, ho ancora due minuti e mezzo, ne approfitto per parlare di quello che riguarda i ponti, ma giusto per fare un brevissimo accenno. Il capitolo 5 è rimasto molto simile alla versione del 2008 ed è molto simile agli eurocodici, diciamo che è praticamente sovrapponibile agli eurocodici. Cosa è importante? Beh, è importante ciò che non c'è nella nostra norma. Nella nostra norma sono richiamate tutta una serie di azioni o tutta una serie di aspetti, per esempio quello della fatica nei ponti, che sono trattati fino a un certo livello, dopodiché la scelta della commissione relatrice, la scelta del Consiglio nel rilasciare il parere, è stata quella di fermarsi. Nella versione, quella che diciamo così, che non è stata approvata a suo tempo e che diciamo così, che nella vulgata anche dell'ingegner Zambrano sembrava che fosse la cosa meravigliosa che doveva risolvere le sorti luminose e progressive del nostro paese, c'era una parte di fatica che era cogente. C'era tutta una serie, c'erano 30 pagine dedicate alle verifiche a fatica, che erano tutte cogenti. La scelta è stata quella di eliminarle, perché in quelle tabelle ci sono degli aspetti che richiedono delle conoscenze, richiedono anche delle prese, delle assunzioni di responsabilità del progettista che non possono essere tali da non poter essere inserite in una norma di tipo cogente. Perché, e qui chiudo, spesso e volentieri il gioco che si sente fare è questo. Bisogna avere delle norme che consentano al progettista la massima libertà, dopodiché si chiede che la norma vada a normare anche il numero di asole che ci devono essere in una camicia del progettista quando si va a depositare il progetto al Genio Civile. Quindi bisogna un po' contemperare questi diversi aspetti. E l'ultima cosa, nessuno sa come funzionano le normative nei 30 e passa paesi del CEN, per un semplice motivo, perché la normativa non è solo che sia cogente, non è discriminata solo dal fatto di essere o meno cogente, ma dipende da come viene fatto il progetto, da chi decide i livelli di sicurezza, da come viene fatto il controllo, da chi fa il controllo e da quali sono le conseguenze di carattere civile e penale del mancato rispetto di certe assunzioni. E lo dico con cognizione di causa perché dopo 30 anni ho scoperto che in Belgio la normativa è molto diversa da come me l'ero immaginata fino a 3 mesi fa. Grazie.